Eccoci ritornati in studio per la seconda parte di Giorno in Giorno venerdì. Nel frattempo ci ha raggiunto Laura Caruso, Project Manager, benvenuta di Caserma Archeologica, l'associazione nata per ridare vita a un luogo che era Esatto. appunto l'ex caserma dei Carabinieri. Tra pochissimo parleremo di un evento che si terrà il 9 di aprile, ma ne parleremo più nello specifico durante il corso della puntata. La prima domanda che ti volevo fare è: come mai nasce questa associazione e quali sono le sue finalità? L'associazione nasce perché recupera un percorso che è iniziato nel 2013, avviato da Ilaria Margutti, che è un'artista e insegnante del liceo di San Sepolcro, che ha scoperto nel 2013 un luogo meraviglioso che è l'ex caserma dei Carabinieri in via Giunti, cioè stiamo parlando proprio di pochi passi dal Museo Civico. Un luogo di grandissimo fascino, praticamente in disuso in una grande parte dagli anni 90. Un luogo che è stato in parte rimesso a posto, infatti è un edificio sano, ma in cui è passato tanto tempo, quindi ci sono sale stuccate meravigliose che però mostrano questo tempo che è passato. È lì che è nata praticamente l'azienda Buitoni, poi è stata di proprietà di Minerva Muglioni che teneva qui nell'Ottocento dei salotti culturali, quindi è un luogo che appartiene all'identità di San Sepolcro. Qui È lei stata un ha. po' la spina dorsale del luogo, no? In qualche E poi modo. dopo è stata anche una parte è stata la palestra di una scuola media per un periodo e poi appunto caserma dei Carabinieri per tanto tempo, quindi ci sono tante storie che si incrociano in questo luogo. E sono tornate a vivere in un modo nuovo, cioè questo luogo sta veramente vivendo un percorso in cui si sta creando una nuova identità. Ilaria prima ha coinvolto i suoi studenti che con grandissimo entusiasmo Entusiasmo. hanno cominciato a aiutarla nel pulire tutto questo spazio che era veramente in condizioni insomma critiche. E qui grazie anche a un percorso proprio di identità intorno all'arte contemporanea sono state organizzate delle mostre di arte contemporanea in un contesto stranissimo rispetto a San Sepolcro, che tra l'altro hanno coinvolto moltissimo tutta la cittadinanza, infatti caserma archeologica è diventata un po' un riferimento per tutta la cittadinanza. Nel 2015 lo spazio è stato considerato inagibile perché per l'inadeguatezza dell'impianto elettrico e io dico sempre che questa crisi è stata un po' la grande opportunità di caserma archeologica perché dal 2016 tutta l'associazione si è un po' ricostituita, abbiamo veramente fondato un'associazione, cioè quel percorso spontaneo è diventato un progetto di lungo e medio termine, soprattutto pensando alla sostenibilità di un progetto che potesse far vivere questo luogo non solo per alcuni periodi, ma fosse in continuità, soprattutto fosse una possibilità per San Sepolcro, anche perché noi in questi anni abbiamo un po' colto quelle erano le esigenze, soprattutto di una generazione, quella soprattutto dei ragazzi, che molti di questi finiscono i superiori, tornano, fanno l'università, finiscono l'università e fanno fatica a reinserirsi nel contesto, soprattutto anche lavorativo del territorio. Per cui noi abbiamo partecipato a un bando che si chiama Culturability, tra 522 progetti in tutta Italia abbiamo vinto un budget di 50.000 euro, oltre a questi stiamo raccogliendo altri soldi per riqualificare lo spazio e creare qui uno spazio espositivo, perché quello che ci tiene insieme è l'amore per l'arte, ma soprattutto perché l'arte ci aiuta a vedere le cose in maniera innovativa, una parte di co-working destinata in particolare a giovani che hanno bisogno di uno spazio, ma soprattutto di un contesto per collaborare, per mettere in campo nuove competenze, e uno spazio invece dedicato alla formazione, perché appunto quello di cui c'è bisogno è fornirsi di nuovi strumenti. Quindi Caserma Archeologica può essere un luogo che scopre i talenti, dove sia possibile scoprire i talenti, dove è possibile mettersi alla prova, collaborare con altri, conoscere professionalità magari più mature, più esperte e potersi veramente inserire con le proprie capacità nel tessuto economico e produttivo. Devo dire che in questo percorso noi abbiamo un grandissimo sostegno dell'amministrazione, dell'ufficio tecnico ci sta aiutando con la sovrintendenza a rimettere a posto un edificio storico che noi ridaremo alla città e con tante aziende del territorio, perché questo è veramente, credo, un tema importante. Noi vogliamo mettere insieme arte, ma anche un altro valore importante che è il lavoro, e vedere se questo approccio può in qualche maniera creare un cambiamento nei nostri contesti.
Arte e lavoro, due temi del quale poi parleremo più avanti nel corso della puntata. Il 4 di marzo avete presentato questo progetto, sì. Proprio davanti alla sala del Consiglio Comunale, sì. All'interno della sala del Consiglio Comunale, a Palazzo delle Laudi. E ricordiamo che questo bando, appunto, che si chiama Culturabili 3, Culturability, terza edizione, si è promossa dalla Fondazione Unipolis, che è la fondazione dell'Unipolis. E la domanda che ti volevo rivolgere: qual è il bilancio ad oggi di questo progetto? Immagino che l'evento del 9 in qualche modo dà anche un po' un senso, no? C'è una nuova ripartenza con una camminata, se non sbaglio. Esatto, visto che noi siamo in questo momento proprio nel far ripartire il cantiere, nel senso proprio i lavori, certo. Però abbiamo un valore importante, che è la comunità di riferimento. Devo dire che in questi anni si è creata veramente una fortissima coesione intorno al progetto, all'edificio, cosa che abbiamo riscontrato davvero il 4 di marzo, perché veramente c'erano 120-150 persone, molte di queste hanno preso parola, perché credo che noi abbiamo colto un po' quello che è veramente un sentire forte di tutta la comunità. E quindi mentre ci occupiamo dell'edificio, in realtà il progetto, perché gli edifici comunque hanno un senso se sono... Esatto, soprattutto sono pieni di progetti, e nel nostro caso sono anche progetti che nascono dal basso. Abbiamo un programma di attività, diciamo, che chiamiamo infatti Verso Caserma, perché in programma la riapertura e la prima mostra a luglio, luglio 2017. In attesa di questo progetto, di questa mostra a cui già stiamo lavorando, abbiamo il 9 di aprile, il 6 di maggio e forse un altro evento che ancora non abbiamo definito. Il 9 aprile in particolare ci presentiamo un libro che è Sui passi di Francesco, scritto da un giovane autore, Diego Fontana. È un autore che è una figura particolare, perché lui in realtà fa il pubblicitario, ha un'agenzia di comunicazione a Sassuolo, quindi una persona che in qualche maniera non c'entra niente con il nostro territorio, ma che 2 anni fa ha fatto il Cammino di Francesco. E l'ha fatto questa esperienza l'ha riproposta in un libro che viene proprio pubblicato in questi giorni. La prima presentazione nazionale di questo libro viene fatta a Sansepolcro, perché il Cammino di Francesco passa a Sansepolcro e lui ha proprio percorso il nostro cammino, cioè è passato dalle nostre parti, ed è bello poter rivedere nelle sue pagine il racconto dei nostri luoghi da uno sguardo di chi non ci abita, ma chi arriva e lo percorre con uno sguardo molto attento, disponibile, veramente desideroso di cogliere tutto ciò che un territorio può dare. È veramente molto interessante poter parlare nella biblioteca di Sansepolcro il 9 aprile alle 5. Lo ricordiamo poi nel dettaglio. Esatto, con gli abitanti di Sansepolcro, di questa esperienza di qualcuno che viene da fuori e che in qualche maniera scopre il nostro territorio. E poi abbiamo voluto inserire queste esperienze, non volevamo fare la solita presentazione. La mattina facciamo, per chi vuole, una camminata con l'autore, quindi Diego verrà con noi, cammineremo, ci incontriamo alle 10:30 al parcheggio della PAM e camminiamo, facciamo una passeggiata guidati dall'associazione Circolo degli Esploratori, che si occupa di questo, e andiamo a Monte Casale, che è una tappa del libro. Lì ci accoglieranno i frati, che sono meravigliosi, e lì ci sarà un concerto di Lorenzo Miazzini, che è un giovane musicista e compositore di Sansepolcro. E quindi nel contesto di Monte Casale, che per chi non lo conosce è un eremo francescano con una vista stupenda, un'atmosfera bellissimo, di grande intensità, ci sarà la possibilità di ascoltare questa musica, faremo il pranzo al sacco, oppure chi lo vuole può anche chiedere un cestino pranzo e il ristorante fiorentino ce lo fornirà. E poi si ritorna a piedi, e a quel punto ci sarà l'incontro per tutta la cittadinanza, anche chi naturalmente non ha fatto la camminata, alle 5 in biblioteca per parlare del libro. Ci stiamo concentrando sul tema dei cammini, un po' perché intanto abbiamo avuto lavoriamo con l'associazione Cammini di Francesco, perché riteniamo il cammino uno strumento di innovazione straordinario. È un po' questo quello che si ritrova nel libro di Diego Fontana. Cioè il cammino un momento per assumere veramente un altro ritmo rispetto alla propria vita, riflettere chiaramente su se stessi, su come dire, avere un contatto profondo con i nostri compagni di viaggio, con il territorio. Questo tipo di cammino genera sempre un po' un cambiamento in se stessi, nel modo di vedere ciò che abbiamo intorno. E se noi pensiamo al percorso di Caserma,
È un po' questo, cioè un cammino che condividiamo con altri, che vorremmo che generi un cambiamento, speriamo positivo, ma insomma un cambiamento. Quindi questo evento in qualche modo si riflette poi su quello che sta e quello che è l'esperienza appunto del che state portando avanti con la vostra associazione, che è Caserma Archeologica. Sì, anche perché a partire da linguaggi artistici, tra l'altro attuali, nel senso che è un giovane autore, quindi la letteratura, e un giovane musicista, quindi la musica di Lorenzo Miazzini, riflettiamo poi sul territorio, è anche un'occasione di promozione originale del territorio. Tra l'altro in questo momento noi stiamo guardando delle immagini che appunto raffigurano proprio la ex caserma dei Carabinieri, appunto caserma archeologica. Poco fa, tra l'altro vediamo anche nelle immagini, abbiamo parlato di arte contemporanea e qualche tempo fa avevamo qui Giorgio Rossi, che appunto insomma conosciamo tutti, un ballerino abbastanza... Credo che sia uno dei coreografi, Sosta Palmizzi è una delle compagnie storiche italiane, cioè loro hanno proprio sono fondamento della danza contemporanea in Italia. Con il cortile, diciamo che è un'opera davvero molto altisonante, diciamo, di quello che è la cultura dell'arte contemporanea italiana. Ecco, ti volevo chiedere, qual è lo stato di salute dell'arte contemporanea in Italia, dal tuo punto di vista? Io credo che ci sia tantissimo, tantissimo, e soprattutto chi ha l'attenzione di poter cercare, di voler guardare sotto traccia soprattutto, scopre dei percorsi molto fertili. Io veramente posso dire, perché comunque lavoro in questo ambito da 10 anni, soprattutto parlando di linguaggi del contemporaneo, sia teatrali, quindi la danza, la scena, la prosa, sia le arti visive, io sto veramente riscontrando una fertilità incredibile, soprattutto anche un desiderio degli artisti di voler veramente andare incontro a un nuovo pubblico e aprire i propri processi produttivi, creativi al pubblico. E questa è una cosa straordinaria, perché veramente il pubblico ha l'occasione, il pubblico, chi partecipa alle attività, ha l'occasione non di assistere, perché non è più tempo di assistere, è tempo di partecipare. E gli artisti hanno tutta la disponibilità per aprire ai processi, e credo che veramente questo è una grandissima, veramente devo dire che è anche un po' un cambiamento di questi anni, se lo posso dire. Cioè veramente un'attenzione al pubblico, a rendere... a darsi molto disponibili a far entrare il pubblico nel proprio percorso di pensiero, di creazione. In questo senso, secondo te, i social network e comunque la comunicazione digitale può servire, e ha avuto un ruolo in questo senso? Allora, gioie e dolori, chiaramente. Naturalmente i social sono uno strumento e come tutto può essere usato bene e male. È sicuramente uno strumento incredibile per comunicare cosa succede, quindi assolutamente l'informazione. Noi stiamo sviluppando anche, che soprattutto lavorando con i ragazzi, i social possono essere anche uno strumento per creare nuovi contenuti, forse con forme che ancora stiamo scoprendo. Alle volte noi stimoliamo i ragazzi, il pubblico, a dare un feedback su quello che vedono, e immaginiamo che questo feedback debba essere un testo scritto. In realtà forse scopriamo che c'è più materiale in una conversazione WhatsApp tra due ragazzi che parlano e si dicono cosa ha suscitato un'opera, uno spettacolo o un'esperienza, oppure un video appunto su Facebook. Quindi secondo me la cosa più importante è veramente cogliere le opportunità che possono dare i social. Chiaramente questo passa anche dal responsabilizzare fortemente che è uno strumento di comunicazione, ciò che si dice è un contenuto che rimane, di cui si è responsabili. Ecco, quindi questo è fondamentale. Si è responsabili del bene e del male, quindi insomma. Entriamo più nel dettaglio anche nella parte tecnica. Ricerca degli sponsor, reclutamento dello staff. Quanto incide la burocrazia nell'organizzazione di un evento e ovviamente anche nell'apertura e nella gestione di un'associazione, come nel vostro caso di questa struttura? Allora, sono lavori a livelli diversi. Per un evento come questo mi fa piacere dire che noi abbiamo il comune di San Sepolcro, che sinceramente dimostra sempre grande disponibilità nei confronti della proposta, anche di questo percorso di rigenerazione dello spazio urbano, attenzione massima e collaborazione.
l'associazione Cammini di Francesco, quindi che si sta occupando di riqualificare e potenziare quello che è un percorso importantissimo, il Circolo degli Esploratori che si occupa di creare percorsi sul territorio, fare incoming che è fondamentale, la casa editrice Ediciclo che quindi insomma ha pubblicato il libro e più i nostri diciamo sostenitori del territorio, la fondazione Marco Gennaioli che è una fondazione che è fondamentale per noi, Piccini, ma anche poi la collaborazione fattiva della libreria, del ristorante, lo dico, e poi naturalmente Unipolis che come dire veramente con il suo contributo ci permette di ragionare un attimo mente serena. Tutto questo lo dico perché come dire la rete degli attori è fondamentale. Poi c'è la rete delle istituzioni. Sulla rete delle istituzioni posso dire, ho un sacco di argomenti perché noi lavoriamo su uno spazio che è della provincia di Arezzo, che però è data in gestione per 30 anni al comune di San Sepolcro, che l'ha dato a noi per un periodo di 3 anni, di cui uno è già passato, più stiamo lavorando con la sovrintendenza per mettere a posto lo spazio. In più questo processo è all'attenzione moltissimo delle istituzioni ministeriali. Noi la settimana scorsa siamo stati a un tavolo del MIBACT, ci hanno invitato come caso per presentare questo nostro progetto, e in più saremo invitati anche a un altro tavolo che è quello di aree interne. Quindi grande attenzione dalle istituzioni. Quello che stiamo cercando di fare è lavorare il più possibile insieme per risolvere tante problematiche che ci sono. Credo che la cosa più importante è che le istituzioni possano ascoltare veramente le grandi potenzialità che ci sono dei territori, perché quella fertilità non riguarda soltanto i processi artistici. Io vedo che riguarda anche le cose, tante cose che succedono nei territori, e le istituzioni veramente fanno molto se ascoltano tutto questo, lo mettono in relazione, se creano rete tra tutti questi processi, li potenziano e danno forza a tutti questi processi. A riguardo una domanda che rivolgo spesso ai nostri ospiti è proprio la capacità di saper far rete e qual è la situazione del territorio. Ecco, dal tuo punto di vista cosa ti senti di dire? Allora, io devo dire che San Sepolcro è il mi sembra comunque il vostro un progetto che in questo senso va a favore, no? Cioè, la rete mi sembra che siete riusciti a farla tra tutte queste esperienze. Io ci lavoro moltissimo perché alle volte dove mancano le risorse economiche, le risorse di energie riescono a supplire moltissimo. Devo dire che la Valtiverina e San Sepolcro in particolare, che è il territorio che io conosco meglio, da questo punto di vista per me è sempre stato molto ricco. A me non mi è mai capitato di avere bisogno di qualcosa, rivolgermi a qualche soggetto e non avere disponibilità. Non mi è mai capitato, quindi per me questa è una ricchezza estrema. Il fatto che io posso camminare per strada, incontro il sindaco, entrare dentro le questioni, anche così in modo estemporaneo, o l'assessore, mandargli un messaggio se ho bisogno di qualcosa e mi viene data risposta. Per me questo è un valore assoluto, perché veramente aiuta i processi moltissimo. È il valore del lavorare. Velocizza anche, no? Assolutamente. Cioè, è il valore di lavorare in un territorio magari non grande ma molto fertile, in cui comunque c'è una grandissima dinamicità. Io sinceramente posso riportare questo su San Sepolcro, sinceramente. Un altro tema che rivolgo agli ospiti, ai nostri ospiti, è quello della crisi economica. Ecco, voi come state riuscendo a districarvi, ecco? Allora, io tema. Penso che noi stiamo proprio lavorando su questo tema da un punto di vista, secondo me, che è abbastanza centrale. Cioè, noi passiamo da un momento, San Sepolcro è esempio, no? Cioè, grandi aziende, per esempio, Buitoni c'è ancora, non è che, però chiaramente sta evolvendo, grandi aziende che davano lavoro a tante persone. Questo modello è assolutamente in crisi. Si sta andando verso tante persone che probabilmente devono trovare, crearsi il proprio lavoro. Tutto questo però non succede in modo automatico, servono nuove competenze. Quando si parla di innovazione non è una parola così, bisogna fare in modo tale che i ragazzi per primi, ma anche le famiglie, il contesto e le istituzioni capiscano che c'è bisogno di darsi nuovi strumenti. Per questo è fondamentale la formazione, formazione anche forse su metodologie che non sono quelle tradizionali. Una delle parti, cioè noi vogliamo fare formazione sia su diciamo le arti applicate, ma soprattutto su quella che chiamiamo la cultura dell'innovazione. Stiamo progettando per esempio una 3 giorni di cammino, anche qui mettendo insieme il cammino nelle zone della Valtiberina, Alpe della Luna, Pian delle Capanne, più dedicata a progettisti che al pomeriggio avranno modo con un progettista con cui stiamo lavorando di fare sessioni di quella che si chiama l'analisi SWOT, cioè
analisi dei bisogni, perché spesso quando si parte per nuove progettualità, progettualità può essere aprire un negozio, come inventarsi una startup o un'app, bisogna partire da un'analisi concreta dei bisogni a cui si vuole rispondere, perché se non si fa questo il rischio fallimento è alto. Quindi vogliamo dare questo tipo di strumenti, cioè strumenti di progettazione, di progettazione di medio e lungo periodo, strumenti anche poi pratici, per dire cosa, gioia e dolori di aprire una partita IVA. Spesso succede che magari uno apre una partita IVA perché c'è bisogno, però poi dopo magari non sa cosa va incontro, che sono anche imposte, anticipi, eccetera, eccetera. Quindi ecco, questo tipo di strumenti progettuali per veramente affrontare ogni tipo di impresa, che sia culturale, sociale, ma anche di imprenditoria agricola, per esempio, certo. Cioè la Valtellina è ricchissima di esperienze interessanti. Tra l'altro sta tornando tantissimo. Ci sono tantissimi ragazzi che si stanno dedicando a questo, però con strumenti nuovi, con una mentalità diversa. Un approccio diverso. Non è una cosa immediata, cioè è un cambiamento epocale e ci dobbiamo dare veramente gli strumenti nuovi per affrontare questa cosa qua. Altrimenti siamo impreparati. Allora, ce ne hai già raccontato qualcuno, quali saranno le attività che si svolgeranno poi all'interno di Caserma Archeologica? Allora, come dicevo, ripartiamo a luglio con la mostra di riapertura, che vede coinvolti tre artisti, diciamo, più navigati, senior li chiamiamo noi, più ragazzi, studenti, perché come sempre Caserma vuole essere un luogo di dialogo tra esperienze diverse, quindi chi ha più esperienza, con chi invece si sta affacciando alle arti, ma non perché noi vogliamo creare tutti artisti, assolutamente no, perché stiamo facendo un percorso, Ilaria con i suoi studenti, ma anche un corso di fotografia con un artista che si chiama Alessandra Baldoni, che tra l'altro coinvolge anche, grazie anche al progetto Giovani Attivi, un gruppo di ragazzi migranti del territorio. Insieme stanno lavorando sul tema dell'identità con il linguaggio della fotografia. Le opere di questo laboratorio, le opere del laboratorio che Ilaria Margutti sta conducendo al liceo Piero della Francesca, saranno esposte alla Caserma Archeologica da luglio, insieme alle opere di tre artisti che stanno realizzando tre opere d'arte, tre allestimenti site specific per la caserma. E questo è il primo impegno. Poi da settembre invece stiamo lavorando perché tutto il progetto parta nella sua complessità, anche perché soprattutto il co-working e la formazione vanno a costituire le assi di sostenibilità del progetto. Certo. E quindi lo spazio di co-working e le attività di formazione saranno attive da settembre, così che speriamo, insomma, nel giro di un anno di poter avere il progetto in pista in tutta la sua in tutte le sue attività. C'è da dire che noi ci stiamo occupando di una piccola parte della riqualificazione della caserma, che è enorme, cioè sono noi abbiamo a disposizione oltre 1000 metri quadrati, poi altre parti sono assegnate ad altre associazioni. Noi stiamo riqualificando una piccola parte. Nel momento in cui faremo partire le attività, speriamo di poter generare delle economie in modo tale da acquisire poi altre stanze. Inoltre, uno dei nostri obiettivi fondamentali è quello che Caserma possa creare occasioni di lavoro in modo diretto, quindi assumendo delle persone, e in modo indiretto, nel senso che dando strumenti ai co-workers e ai professionisti che lavoreranno con noi, magari anche loro avranno più facilità nel sviluppare le proprie attività. Ecco, quindi questo è un aspetto per noi, un obiettivo che ci siamo dati molto importante, perché il tema del lavoro, soprattutto per i giovani, credo che sia il tema. Oggi centralissimo. Centralissimo. Credo che l'arte possa darci degli strumenti nuovi per affrontare questo tema e magari trovare delle soluzioni innovative. Cioè, per noi l'arte è veramente uno strumento per guardare al mondo e anche assumere punti di vista magari fino ad ora così non ne avevamo preso in considerazione, per poi porli in maniera molto pratica, molto concreta. Tra l'altro ci siamo accorti anche durante il corso di questa stagione che la Valtiberina, San Sepolcro hanno veramente c'è un bel fermento culturale e artistico. Abbiamo avuto anche appunto anche altre esperienze, tipo Kilowatt e altre cose. Ecco, devo dire che effettivamente riuscite a fare rete, in questo secondo me siete bravi, e questa poi è la dimostrazione, insomma, questo anzi mostriamolo al pubblico, visto che lo hai portato, eccolo qua, aspetta che lo giro meglio, eccolo qui.
Questo qui insomma è la vostra, è la locandina, sì. E quindi ricordiamo l'evento di domenica 9 aprile, una passeggiata concerto in qualche sì, modo, esatto. Che appunto da San Sepolcro poi arriverà, quindi dalla caserma arriverà poi all'eremo di Monte Casale. E lì ci sarà un intervento musicale d'ambiente in questo a cura di Lorenzo Meazzini. Lorenzo Meazzini. Poi la sera alle ore 17 invece ci sarà la presentazione del libro sui passi di Francesco, non abbiamo detto la casa editrice che è di Ciclo Editore, l'autore ovviamente Diego Fontana, ne abbiamo parlato poco fa. Io ti ringrazio per essere stata con noi, il tempo a disposizione sta terminando, grazie per averci raccontato questo progetto molto interessante che dà veramente tante opportunità al territorio, ai giovani soprattutto, che spesso sono in qualche modo marginali, no? Rispetto a quelli che sono i progetti, e purtroppo però voi in questo senso siete in controtendenza, quindi complimenti a voi perché siete anche voi ragazzi comunque abbastanza giovani, e quindi in questo senso è una bella storia da raccontare. Assolutamente, spero di poterlo raccontare soprattutto poi negli esiti, nei risultati. Certo, infatti no? Sarà bello anche raccontarlo quando sarà il momento. assolutamente, bene, quindi l'appuntamento è a prestissimo. Allora io ricordo a tutti i nostri telespettatori che ci stanno seguendo che di giorno in giorno va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 11, quindi l'appuntamento è alla prossima settimana, grazie.